Di nuovo restrizioni sulla linea Londra-Lisbona. Il Regno Unito ha tolto a sorpresa il Portogallo dalla lista verde dei paesi in cui è possibile viaggiare sicuri, creando malumori sia tra inglesi che portoghesi. E pensare che appena 6 giorni fa una città portoghese, Porto, era stata invasa da migliaia di tifosi inglesi per la finale di Champions League. Ora i residenti del Regno Unito, attualmente in vacanza in Portogallo, rischiano 10 giorni di quarantena al ritorno in patria. Questa turista non l'ha presa bene. Sono venuta qui per divertirmi, all'improvviso mi ritrovo nella lista nera, ma non doveva essere verde per un po'? Il Portogallo e altri paesi dell'Europa del Sud dipendono dai turisti per salvare la stagione estiva e le loro economie in affanno. Per imprenditori e commercianti di entrambi i paesi, Regno Unito e Portogallo, la decisione del governo di Boris Johnson è incomprensibile. Speriamo nelle prossime settimane che il governo inglese possa cambiare questa decisione e permettere ai viaggiatori di tornare liberamente in Portogallo, perché noi siamo pronti. Siamo un paese sicuro, praticamente COVID-free, il numero dei casi qui è molto basso, tutti stiamo seguendo le regole, quindi ovviamente vogliamo che tutto torni alla normalità. Il numero uno della compagnia aerea EasyJet è infuriato. È una decisione non giustificabile e irrazionale. Il Portogallo ha un tasso di contagi simile a quello del Regno Unito e anzi ci sono molte località del Regno Unito che hanno tassi di positività molto più alti, dove invece si può andare liberamente senza più tante restrizioni. Nonostante il successo della campagna di vaccinazione, ieri il Regno Unito ha avuto più di 5.000 nuovi casi, il numero più alto da marzo.